Vale 3 punti. Fossimo a 5 domeniche dalla fine in corsa per la promozione, varrebbe molto, ma oggi come oggi valgono i 3 punti e soprattutto vale come verifica importante, credo, parlo per il Torino, ma credo che sia per entrambe le squadre, una verifica importante, al di là di quello che potrà essere il risultato, una verifica sulla crescita di questa squadra, sulla consapevolezza che ha e sull'approccio, se posso usare questo termine, per una partita che tutto sommato è un po' chiacchierata, nel senso che chiacchierata in senso positivo, cioè, sono frasi pericolose queste. Cioè che se ne parla molto e quindi l'approccio credo che sia un fatto importante da verificare. Quindi, direi che la partita è soprattutto importante in questo senso. Prima di Nocera sembravano frasi fatte. Avevo detto che era assolutamente importante, al di là del risultato, vedere in quel caos, in quella bolgia che c'era, la personalità della squadra. Beh, io credo che qui la bolgia è di natura completamente diversa, no? Perché credo che sia, lo stadio credo sia pieno, no? Credo, non so, ma presumo di sì. La squadra da battere, parlo della Sampdoria, quindi vedete, ci sono tutti i presupposti per una partita difficile. Bene, di fronte alle parti difficili abbiamo lavorato 2 mesi e mezzo, vediamo a che punto siamo. Insomma. Beh, indisponibile Verdi o Dumadi, disponibile nel senso che non partono neppure, poi ce ne sono alcuni che partono, ma li dobbiamo accompagnare per mano. C'è qualcuno che non sta benissimo, però vabbè, insomma, gli altri, quelli che partono, sono ufficialmente disponibili. Vive se uno di quelli che sta meno peggio, cioè, chiaramente adesso stiamo parlando, Surraco sta riprendendo dopo tanto tempo, Pagano non ne parliamo, cioè, qualcuno ha pagato un po' lo sforzo di sabato, Sabato. sabato, cioè, c'è un po' di problemi, ma sono sciocchezze, insomma, se partiamo, se no non sarebbero stati convocati, quindi abbiamo recuperato quelli che non c'erano, compreso Pratali, e quindi voglio dire, siamo in 22, mi sembra, 22. 22, partiamo tutti. Tutti quelli potenzialmente abili partono, perché è una partita che è un peccato non esserci. Insomma.